Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione mercoledì 2 dicembre. Vediamo quali sono le notizie principali della Sardegna. Gli agenti della Polizia Municipale di Olbia hanno disposto la chiusura di un negozio e inflitto al titolare una sanzione di 5.000 euro in quanto vendeva tappeti persiani senza autorizzazione. Il locale era stato aperto di recente per il periodo natalizio con l'autorizzazione che vincolava l'attività alla sola esposizione dei tappeti. Gli agenti in borghese, fingendosi degli acquirenti, però hanno scoperto che nel negozio si effettuava la vendita dei prodotti orientali. Dopo l'acquisto la polizia ha quindi contestato al venditore l'esercizio illecito e dopo averlo sanzionato hanno fatto cessare l'attività. In seguito all'istanza di Alberto Floris, proprietario dei locali dell'Iperpan di Viale La Playa a Cagliari, i lavoratori che rischiano di ritrovarsi sulla strada hanno manifestato ieri sotto il palazzo del comune per chiedere un intervento dell'amministrazione. Con loro per solidarietà un altro centinaio di lavoratori del settore. Questo supermercato rappresenta il 15% del fatturato complessivo del gruppo, ha sottolineato Giuseppe Azzuri di Fisascat CISL. Lo sfratto e la chiusura avrebbero ripercussioni su tutta la società. Le sigle incontreranno il sindaco Massimo Zedda il 9 dicembre, mentre per il 4 è prevista la prima udienza della causa di sfratto in tribunale. Ed infine, dopo il polverone sollevato dal doppio rifiuto del preside della scuola di San Donato e dei docenti rispetto ad accogliere il Monsignore per la visita pastorale prenatalizia e a portare gli alunni in chiesa, sembra sia arrivata una telefonata chiaritrice. Ribadiamo che in una scuola come la nostra, dove la metà dei bambini sono stranieri e non cattolici, portare le classi in chiesa in orario scolastico avrebbe rappresentato un problema logistico, dato che molti alunni sarebbero dovuti restare in classe senza i loro insegnanti, spiega la dirigente scolastica Patrizia Mercuri. Tutto il resto prosegue, non è che una strumentalizzazione politica montata sull'onda di quanto accaduto a Rozzano. Queste erano le notizie principali della Sardegna, vediamo invece quali sono i quotidiani nazionali in edicola oggi.